Giornata importante per la chiesa di San Domenico. Nel corso della celebrazione ufficiata da Monsignor Clemente Petrillo verrà benedetta un'icona della Madonna di Pompei. Ed ora Don Clemente provvederà alla benedizione dell'icona che è arrivata da Venezia, appositamente qui, in questa chiesa dedicata a San Domenico, che è uno dei santi che sono ai piedi di Maria. Dopo la benedizione riprende la celebrazione. Questa icona che è stata benedetta oggi, da dove arriva? Questi che l'hanno curata, gli zelatori, gli amici, ecco, di San Domenico, che mi trovo vicino sempre in queste celebrazioni, che mi dicono che viene da Venezia, un artista che a Venezia fa queste cose antiche e moderne, cioè sono icone antiche modernizzate, ma non troppo modernizzate, che possono essere messe in tutte le chiese, anche in questa chiesa che sente, avverte una vita barocca, anche questa immagine vede non è stonata, come voi buon potete vedere. Ma d'altro canto la Madonna di Pompei arriva qui alla chiesa di San Domenico, dove ci sta uno dei due santi, allora dobbiamo pensare che arriverà pure l'altro? Credo che arriverà anche San Domenico, ci auguriamo, e io vorrei che quando e Santa Caterina? Anche una Madonna che non è venerata troppo in Italia ma nel mondo, fare un quadro della Madonna di Cestocova, perché le Madonne nostre erano strane, già le abbiamo qui, ma se metteremmo o la Madonna di Guadalupe o quella di Cestocova qui, sarebbe un altro bel segno in queste cappelle vuote. Quindi avremo una chiesa a carattere internazionale. Internazionale, prima, adesso dobbiamo pensare al patrone, a San Domenico, perché lui è dedicato alla chiesa. E poi siccome sulla facciata abbiamo la statua di San Luigi Re Nono, se possiamo anche fare un'icona, se c'è posto, per San Luigi Re. Quindi speriamo che questa chiesa sia sempre più bella. Ci auguriamo. Ringraziando i fedeli che hanno dato... Grazie al popolo di Dio, a tutto il popolo di Dio.